Per Elisabetta c'è una stagione per tutto. C'è una stagione per ritrovare e ritrovarsi, per ridere e per piangere, per lavorare e per riposarsi. C'è una stagione per tutto. C'è una stagione per migliorare e migliorarsi, per riflettere e per riflettersi, per crescere e per decidere, per lottare e per sognare. E poi c'è questa stagione, che è per te, Elisabetta, dedicata a te. Dedicare, dedicare e dicere, significa offrire qualcosa, in segno di affetto e stima. Dedicata a te, che sei scivolata via, senza fare rumore, con la grazia che ti distingue e ti contraddistingue. Dedicata a te, che sei presenza carismatica, perché portarti con noi, soprattutto in questa stagione, sarà motivo di vigore e delicata determinazione. Dedicata a te, per offrire il più intenso pensiero a te. Dedicata a te, quindi, per onorare il tuo legame con questo spazio-tempo, questo universo che si srotola tra palco e platea e oltre, tra le vie della tua città, di Saronno, e negli spazi dell'anima di chiunque passerà da qui. Dedicata a te, perché noi ti ritroveremo sempre qui. Grazie, grazie di cuore di essere intervenuti così numerosi a questa nostra presentazione. Alla mia destra Riccardo Ricchetti, che è vicepresidente della fondazione. Purtroppo per motivi familiari molto particolari la signora Valeria Vanossi, nostra consigliere, non ha potuto intervenire negli ultimi minuti, però saluta caramente tutti. Alla mia sinistra il nostro main sponsor Enrico Cantù, che ringraziamo per la presenza. E adesso partiamo come è giusto che sia, ripartiamo con Replay, con quello che era la stagione che avevamo abbandonato 2 anni fa e che adesso Ricchetti e Riccardo vi rillustrerà nuovamente. Grazie. Buonasera a tutti, rinnovo anch'io il saluto del Presidente e siamo effettivamente contenti di vedervi così tanti, anche se con una capienza ridotta. E come appunto ha detto il Presidente, ci siamo lasciati poco più di un anno fa con una stagione che era appena partita e purtroppo abbiamo dovuto interrompere come tanti teatri in Italia e questo chiaramente ha creato delle difficoltà per tutti i teatri, anche il nostro, e però abbiamo deciso assolutamente di tentare di riprenderci e di ripartire perché pensiamo che Saronno abbia sempre bisogno del suo teatro e pensiamo che la cultura non possa essere un optional per nessuna città, soprattutto Saronno con questo teatro così importante. La stagione che andremo ad illustrare è una stagione molto ricca, con nomi anche molto famosi, di richiamo per tutti, e abbiamo però scelto di non cancellare la stagione che avevamo abbandonato purtroppo per le chiusure forzate e abbiamo riproposto diversi titoli, soprattutto nella prima parte della stagione, quindi per il 2021, che potete appunto trovare nella brochure della stagione Replay. Ne cito appunto alcuni principali, poi chiaramente alcuni titoli li conoscete già proprio per la presentazione dell'anno scorso. Partiamo immediatamente questo sabato, quindi sicuramente quella sarà anche una serata di apertura per la nuova stagione con l'opera di Puccini, Madama Butterfly.
per poi proseguire con i nostri spettacoli classici di prosa, quindi La parrucca con Maria Amelia Monti, Partenza in salita con la coppia Corrado Tedeschi e Camilla Tedeschi, Furiosamente con Lucilla Giagnoni, che mi permetto di consigliare anche al pubblico scolastico, sicuramente potrà essere anche uno spunto per gli studenti, che ricordo hanno sempre un accesso privilegiato in questo teatro, sia a livello economico ma anche proprio come affetto. Visto che anche tutte le nostre attività, come ben sapete, dai laboratori a studenti in scena, a teatro scuole, hanno proprio questo obiettivo di educare, quindi non soltanto proporre intrattenimento. E questo è un punto di forza del nostro teatro che non tutti possono vantare. Poi abbiamo lo spettacolo su cui l'anno scorso avevamo puntato tanto, perché è un bellissimo spettacolo, Fellini, di cui dovremmo appunto avere in sala gli attori, che se appunto sono presenti non li vedo, invito a, eccoli lì, a salire sul palco per un breve commento della nostra stagione. Grazie. Buonasera a tutti, sono Silvia Priori, direttrice artistica di Teatro Blu di Varese, e qui al mio fianco Roberto Gerbolese, anche lui vice direttore, drammaturgo, regista. Insomma, insieme abbiamo creato questo Fellini, che sarà presente qui al Giuditta Pasta il 29, 30 e 31 ottobre. Prima di tutto volevo ringraziare Oscar Masciadri, perché è un carismatico e straordinario direttore artistico, e con lui abbiamo fatto tante cose. Siamo stati a Sarnico, tra l'altro, a luglio, a presentare il nostro Fellini con grandissimo successo, e devo dire che trovare un direttore artistico con questa passione, con questo carisma, con questa voglia di dare al pubblico con tutte le più buone intenzioni, la più bella energia, è veramente raro trovarlo, e soprattutto è un piacere trovarlo dopo questa pandemia che ha messo a dura prova tutti i teatri e ha messo in ginocchio i direttori artistici che contavano sulle stagioni, quindi veramente tanto lavoro perso. E questo replay io credo che abbia un doppio valore, non soltanto perché si propone una stagione con nomi belli, fantastici, ma soprattutto perché è un andare a ripescare delle forze, delle energie vitali che già si erano spese per costruire un castello che poi è crollato. Noi, Oscar Masciadri, come tanti direttori artistici, hanno costruito purtroppo sulla sabbia, ma l'abbiamo saputo dopo, e quindi riprendere tutti questi mattoni per ricostruire, questa volta speriamo che ci siano delle fondamenta importanti, che sia su un terreno solido, va tutto il nostro applauso. Grazie Oscar. E Fellini, vi dico solo due cose brevissime, poi passo la parola a Roberto. Io e Roberto appunto siamo i creatori di questa pièce, che ci ha entusiasmato. È uno spettacolo che ci diverte tantissimo, che abbiamo creato in occasione del centenario dalla nascita del maestro Federico Fellini. Anche qui doveva essere una tournée europea, c'erano già tanti teatri, fra cui lo Sciarone di Wolfsburg, Nizza, la Slovenia, l'Austria, e poi è crollato tutto. Quindi ci riprendiamo, insomma, riprendiamo anche dal Giuditta Pasta con grande piacere. Uno spettacolo che Teatro Blu produce, ha prodotto in collaborazione con i Cataclò. I Cataclò sono tra come dire, le compagnie più prestigiose al mondo di teatro danza, e con noi insomma abbiamo creato questo spettacolo multidisciplinare, dove il teatro si interseca con la danza acrobatica, con le immagini multimediali, con le sonorità, con le melodie di Nino Rota. Quindi uno straordinario come dire, omaggio fatto al maestro, ma non dimentichiamoci che quest'anno è il centenario anche di Giulietta Masina, e l'anno scorso è stato anche di Nino Rota. Quindi
quindi insomma continuiamo a festeggiare questi grandissimi artisti che hanno fatto grande l'Italia nel mondo, e noi lo facciamo attraverso uno spettacolo onirico, fantasioso, dove ci si diverte, si ride, ma si sogna anche, e quindi abbiamo cercato di riprodurre alcune atmosfere tratte dai film di Fellini. Ma ora passo la parola a Roberto Gerboles, grazie. Sarò brevissimo, grazie. Non ho tanto da aggiungere, se non che è uno spettacolo, un viaggio onirico nel mondo di Fellini. Non è solo uno spettacolo dedicato a Fellini, ma oso dire uno spettacolo felliniano che tratta il tema dell'esistenza. Quindi vi aspettiamo, ci sono diversi motivi per i quali venire a vederci. Grazie. Per quanto riguarda poi il resto della stagione Replay, mi permetto di ricordare l'appuntamento col Gospel, che so che è molto gettonata Saronno, anche quest'anno riusciremo a riproporlo nonostante le difficoltà appunto legate alla pandemia, sempre con artisti di stampo internazionale. Solo poi due indicazioni veloci, poi passo la parola a chi di fianco a me. Per la biglietteria ricordo che domani ci sarà un'apertura straordinaria per poter già acquistare gli spettacoli, sia nuovi, quindi della prossima stagione che adesso andremo a presentare, sia per questa stagione. Ricordo anche che chi ha già dei biglietti legati agli spettacoli riproposti potrà nuovamente riutilizzarli, e quindi gli altri posti verranno messi in vendita fino ad esaurimento in base alla capienza che le disposizioni governative permetteranno. Apriremo quindi la biglietteria domani in maniera straordinaria, poi sarà aperta il mercoledì e il sabato mattina e il venerdì pomeriggio. Un'altra novità sempre per la vendita dei biglietti è l'apertura di un nuovo punto vendita presso Enrico Cantù Assicurazioni, che vi aspetta nei nuovi uffici di Via Volontario al numero 27, proprio anche per poter comprare i nostri biglietti. Per concludere volevo ringraziare tutti i nostri sostenitori pubblici e privati, in primis il Comune di Saronno che vedo qui rappresentato, i nostri poi sponsor privati che sono Sigma Costruzioni, lo studio CIS di Saronno, Industriali Chimica Chemo e infine appunto Enrico Cantù Assicurazioni, che nonostante tutte le difficoltà è sempre presente e sostiene sempre la cultura Saronno, e a cui passo volentieri la parola. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti e soprattutto ben ritrovati. Noi siamo contenti di rivederci, non vedevamo l'ora di riaprire, di poter dare la possibilità a tutti voi di passare qualche ora spensierata, qualche ora serena qui insieme, e soprattutto di dare la possibilità agli artisti di fare il loro lavoro, la loro vita. Un grazie doveroso a Oscar e a tutta la sua squadra per non avere mai mollato in quest'anno così complicato, e complimenti per la velocità e l'efficienza in questa riapertura. Avete visto anche i protocolli come sono fatti in maniera precisa, e quindi sarete tutti ben accolti e potrete passare le vostre serate in totale sicurezza qui al teatro. E io credo che la città di Saronno ha bisogno anche del teatro per ridare un po' di positività a tutti noi. Poi, come ha detto Riccardo, noi mettiamo a disposizione i nostri nuovi uffici che dovrebbero essere pronti per ottobre in Via Volontario 27, che sono aperti tutto il giorno, ci sono anche 6 posti auto riservati, quindi potete anche avere il parcheggio comodo. E niente, buona serata e soprattutto buona stagione teatrale a tutti. Grazie, grazie Enrico, grazie Silvia per tutti i bellissimi complimenti, ma la parola ripartiamo credo che l'abbia sognata per tantissime notti da maggio adesso. È stata la domanda più frequente, più assidua: ripartiamo, cosa facciamo, come ci muoviamo,
cosa sarà il teatro, come faremo a sopportarlo. Poi dopo c'è un però, che a mio avviso il teatro non è un punto di riferimento astratto, oppure solamente dedicato agli spettacoli, che sono pur anche gran belli, ma è il punto di riferimento per tutta la comunità. Non ci passa niente di meglio del teatro. Il teatro è coinvolgimento, il teatro insegna, il teatro educa. E perché tutto questo debba essere fatto, le nostre porte dovevano essere necessariamente aperte, perché diversamente avremmo perso troppo tempo, troppe generazioni che se ne vanno. E io, da persona di cultura, non lo posso sicuramente permettere. Quindi, insieme ai miei collaboratori del CDA, ma soprattutto anche insieme alle mie ragazze dell'ufficio, abbiamo proprio deciso di ripartire, e ripartire subito, perché lo riteniamo proprio indispensabile. Il Teatro Giuditta Pasta, a mio avviso, è uno dei pochi teatri che ha un potenziale enorme, enorme, ve lo posso garantire. Anche perché qui possono essere presenti tutti i livelli, da sociali, culturali, dal bambino di 5 anni, di 4 anni, fino alla persona che ne ha 80 o anche di più. È per questo motivo che non abbiamo voluto mollare, anzi abbiamo proprio voluto ripartire. Noi siamo certi, io sono certissimo, che chi è al governo, che chi comanda, diciamo così, in questi giorni, e lo leggiamo anche sui giornali, stamattina su Repubblica c'era un bellissimo articolo, su Libero ce n'era un altro tanto, tanto bello, perché da tutti gli operatori, infatti chi ha seguito anche un pochino le interviste che sono state fatte un pochino al Cinema di Venezia sul discorso delle riaperture, tutti quanti hanno detto che i teatri devono riaprire, perché tutti quegli attori che avete visto, che vedete al cinema, che vedete nelle fiction, sono partiti dal teatro, sono partiti da questi palchi, e probabilmente ci vorrebbero ritornare il più in fretta possibile. Quindi da qui noi abbiamo deciso di ripartire. Abbiamo deciso di ripartire oltre che con la stagione 2021, con tutti questi replay che erano dovuti, con una nuova stagione, una nuova, diciamo, mini stagione, perché comunque sarà da gennaio a maggio, ma non abbiamo voluto anche in questo caso far perdere la tradizione del teatro Giuditta Pasta. Quindi cercando di inserire tutto quello che era normalmente previsto in una stagione completa. Si parla dei teatri, dei ragazzi, delle famiglie, nuovi orizzonti, teatro civile, la prosa, la musica, la comicità, ripartiranno tutto quello che saranno i laboratori, ci stiamo lavorando per fare delle cose completamente nuove. Vi rubo un secondo per dirvi che l'altro giorno da quella porta è entrata una mamma con un bambino, o due, adesso non mi ricordo, e uno di questi due bambini aveva 5 anni, e dice la mamma: mamma, mi porti a vedere il teatro, perché io il teatro non l'ho mai visto. 5 anni. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che tutta quella generazione non ha mai visto un teatro. Chi adesso ha 7 anni, 8 anni non se lo ricorda il teatro. Quindi noi su quello dobbiamo ripartire, sulle fondamenta, sulla base, sui giovani, sui piccolini, perché è adesso che insegniamo a loro la cultura, è adesso che insegniamo a loro l'educazione al teatro, stare sul palco e vivere tutti insieme. Io spiegherò molto velocemente la stagione, perché comunque la troverete in tutte le brochure, e voglio partire proprio dal teatro dei ragazzi, a una di quelle cose che io tengo maggiormente. Quindi ci saranno 6 appuntamenti, partendo, tra le altre cose, 2 sono
tre sono ancora nel 2021, perché comunque, pur essendo spettacoli nuovi, ma dovevamo necessariamente metterla per determinate coperture, quindi il 17 ottobre con Storia di Nina, il 12 dicembre Piccole Storie, il 23 dicembre La Conta di Natale, che io vorrei che per quel giorno il teatro potesse veramente ospitare le 580 posti, perché vi garantisco che è uno spettacolo veramente bello. Ci lavorano qui in teatro tutti i giorni affinché questo spettacolo possa effettivamente essere bello e soprattutto coinvolgente per tutti i bimbi. Al 23 di gennaio Cuore, sempre di Claudio Milani, al 27 febbraio Il Fagiolo Magico e al 12 di marzo Peter Pan. Questa è una prima partenza, perché poi magari ne aggiungeremo delle altre, perché siamo certo che l'entusiasmo dei ragazzi sia forte e la voglia di vedere il teatro sia importante. Poi abbiamo creato una sorta di eventi speciali. Eventi speciali perché? Perché non è facile, vi garantisco che non è facile organizzare una stagione soprattutto quando non ci sono le certezze. Moltissime compagnie addirittura hanno spostato a ottobre del 2022 le proprie uscite, perché hanno paura di bruciare lo spettacolo. Ma noi abbiamo cercato di andare un pochino oltre a queste cose, andando a cercare degli spettacoli molto particolari. Uno lo faremo il 10 di dicembre, che è uno spettacolo di danza bellissima con la Dance Company RBR, quindi sono già stati, mi pare, qui alcuni anni fa, ed è uno spettacolo di danza moderna veramente molto bello. Poi faremo all'8 di gennaio un musical anche qui, cercato, voluto, ed è un pubblico, sono tutti degli attori giovani che hanno deciso di mettersi in gioco con un musical molto particolare che è Air, con una produzione veramente molto forte, e verranno qui a fare le prove per due giorni di fila per poi andare a fare lo spettacolo per la prima volta, per poi proseguire nella loro tournée, che sarà allo Stabile di Trieste piuttosto che allo Stabile di Brescia, per poi finire a Milano. Quindi è una cosa molto importante, un bello spettacolo che ho voluto a tutti i costi, anche perché mi ricordo una persona molto importante, la dedica Enzo Iannacci, e abbiamo voluto, siamo andati a vedere lo spettacolo, il nuovo spettacolo di Elio, quello delle Storie Tese per intenderci, e anche in questo caso vi garantisco che è stato uno spettacolo veramente coinvolgente anche in quel concerto. Non ci saranno le Storie Tese, ma unitamente a Elio ci saranno 5 musicisti giovani, ma di una bravura veramente molto alta, molto bella, molto coinvolgente. Non abbiamo dimenticato l'ultimo dell'anno, che anche qui siamo stati molto combattuti nel voler portare avanti questo tipo di discorso, ma come si faceva a non portare l'ultimo dell'anno a Saronno? Quindi abbiamo deciso di fare uno spettacolo nuovo. Stasera in sala abbiamo Elena D'Angelo, credo, sì, dov'è? Eccola lì, non so se è arrivato Max, forse no, ecco, doveva arrivare anche Max Pisu, vieni Elena, perché abbiamo, vabbè, lo spiegherà lei bene, questo spettacolo è uno spettacolo completamente diverso, ma che sicuramente andrà a prendere il pubblico in tutte le sue fasi. Buonasera a tutti, grazie Oscar veramente di avermi dato fiducia anche quest'anno, perché per noi Capodanno qui a Saronno non è la prima volta, ci siamo già stati un po' di volte, no? Anche l'ultimo Capodanno prima di tutte le chiusure con la Vedova Allegra. E siamo presenti anche in stagione con la Duchessa del Baltabarenco, quest'anno con l'operetta, e questo spettacolo l'abbiamo proprio pensato per Saronno, perché a Saronno c'è un Capodanno esilarante. Poi quell'anno Oscar hai fatto anche i fuochi d'artificio, no? è stato molto emozionante. Quindi, per coinvolgere un po' tutti, abbiamo pensato di confezionare questo spettacolo di swing
che prende un po' lo swing degli anni 30 fino ad arrivare anche un po' più avanti, con dei pezzi conosciutissimi, sempre con una big band, appunto la Little Big Band, sono 10 orchestrali in formazione, appunto, con i fiati, come le big band del Cotton Club, ecco, quelle che ci immaginiamo, e un corpo di ballo di 6 ballerini con vestiti paillettati, insomma, abbiamo veramente di tutto e di più, e poi con la partecipazione straordinaria di Max Pisu, che doveva venire ma probabilmente non ha fatto in tempo, che ovviamente farà da collante a tutti i vari brani proposti, che sono famosissimi. Abbiamo, non so, appunto Swing, Sing Sing Sing, abbiamo Amado Mio, Baciami Piccino sulla Bocca, perché abbiamo sia brani italiani che brani stranieri. Con me ci sarà anche Matteo Mazzoli, che molti di voi conosceranno perché è il comico della compagnia d'operetta. E Max, con i suoi personaggi, la sua comicità elegante, saprà dare veramente un tocco in più a questo spettacolo, che è già bellissimo, perché la musica è trascinante e, come sapete, come appunto facciamo sempre nei nostri spettacoli anche a Capodanno, il pubblico è uno spettacolo interattivo, quindi il pubblico potrà partecipare, cantare, ballare no, perché non si può, vero Oscar? No, non si può qui. Ma vedrete che farete fatica a rimanere seduti. Comunque, noi vi aspettiamo a Capodanno. Non so se quest'anno fai ancora i fuochi, Oscar. No. Quest'anno no, senza fuochi. Vabbè, ci accontentiamo lo stesso. Quindi noi vi aspettiamo, ci saranno anche delle, oltretutto Max ha delle sorprese a proposito, perché non sarà solo in veste di comico e di fine dicitore di questo spettacolo, ma lo facciamo cantare, mi sa. Vedremo. Per cui vi aspettiamo tutti, e io ringrazio ancora il Oscar Masciadri per l'impegno, e mi associo assolutamente ai complimenti che ha fatto Silvia Priore, perché anch'io sono legata a Oscar da una grande amicizia, una grande stima che dura da anni, e so cosa è successo in questi anni e quanta fatica i direttori artistici e tutto il teatro fanno per ripartire, per cui un grande applauso per il coraggio e per la forza e la volontà di andare avanti. Per noi compagnie e gente di spettacolo è veramente importante che ci siano persone che credono e che, davanti a tutte le restrizioni e tutte le difficoltà, vanno avanti per la loro strada. Grazie davvero. Grazie Elena. Ecco, adesso parliamo di un'altra fase del teatro a cui tengo molto. L'abbiamo inserita 2 anni fa per la prima volta. Ha cominciato a crescere, sta di fatto che nella stagione che è poi stata sospesa i numeri erano decisamente buoni, e abbiamo deciso di percorrere quel filone che è il Teatro Civile Nuovi Orizzonti. Teatro Civile Nuovi Orizzonti, a mio parere, sono tipi di spettacolo sicuramente molto coinvolgenti, molto di pancia, con autori che veramente ci mettono l'anima nella fase di recitazione, e decisamente hanno sempre colpito tutte le persone che sono andati a vedere questo tipo di spettacoli. Il primo spettacolo sarà quello dedicato al 28 di gennaio, che è un po' la giornata della memoria, ma non volevamo fare la solita giornata della memoria legata a delle letture o quant'altro, ma abbiamo scelto uno spettacolo che è completamente diverso, seppure molto legato a quel periodo, che è Perlasca con Albertin. È veramente uno spettacolo, non è uno spettacolo crudo, ma è veramente uno spettacolo di ricordo, di storia vera, tra le altre cose. Quindi lo consiglio veramente a tutti quanti, ma io, a parte che io consiglio tutto, quindi non ascoltatemi sotto quel profilo. Poi abbiamo inserito 2 spettacoli legati un po' ai personaggi italiani importanti che hanno fatto la storia. Uno è legato a Borsellino, con il teatro, è parte del teatro stabile, esce dal teatro stabile di Brescia, quindi
anche in questo caso sarà uno spettacolo molto commovente. L'altro è quello di Aldo Moro. Pensate che lo spettacolo di Aldo Moro, che io non conoscevo, mi è stato suggerito da un assessore, la signora Ciceroni, che mi ha messo in contatto con un regista romano e mi dice: ma guarda che io faccio uno spettacolo su Aldo Moro. Ero molto scettico su questo, perché quando tocchi questi personaggi è sempre molto pericoloso e devi sapere bene che cosa dicono e come si comportano. Ho voluto capire, ho voluto vedere un pochino qual è la storia di questo spettacolo. Mi auguro, è uno spettacolo molto bello, anche perché di mezzo c'è la famiglia Moro. Ci stiamo lavorando affinché quella serata, come del resto tutte le altre serate del Teatro Civile, possono avere proprio i partecipanti delle famiglie. Quindi stiamo trattando con la figlia di Aldo Moro per cercare di portarla quella sera o quel pomeriggio, piuttosto che il nipote che ha scritto questa bellissima storia su Aldo Moro. La stessa cosa la faremo con Borsellino, con Perlasca, perché riteniamo che, e ci auguriamo che in questo caso, pur essendo serali, possano comunque partecipare le scolaresche. Poi vedremo se riusciamo a portarle anche dei matinè, in modo che loro saranno ancora molto più presenti, ma sentire la storia vera direttamente dalle persone dirette credo che sia la cosa in assoluto più bella. Sempre per quanto riguarda il Civile e i nuovi orizzonti, poi abbiamo deciso di cambiare. Abbiamo deciso proprio di cambiare la tipologia. Abbiamo pensato invece a portare due autori molto forti. Uno è Manzoni, con La Monaca di Monza, e l'altro spettacolo è Cleopatras. Anche questi qui sono due spettacoli molto forti sul palcoscenico, però che ti dicono molto. L'attrice è Marta Ossoli, che esce dalla Filodrammatici. È veramente sul palco una cosa molto, molto importante, molto bella, e sono due storie, anche queste, da seguire e da capire. La Monaca di Monza è la versione quella di Alessandro Manzoni, perché è la versione più legata alla Chiesa, in quanto quell'altra versione è molto più cruda, e di conseguenza si fa molto fatica ad avere i permessi per poterla fare. Quindi abbiamo deciso di fare questa fascia, che è un pochino più leggera, ma che comunque il senso della Monaca di Monza comunque viene espresso molto, molto bene, molto chiaramente. Non poteva chiaramente mancare varietà. Anche qui non è stato facile portare artisti di varietà quest'anno, ve lo garantisco, perché quelli più importanti obiettivamente hanno spostato tutti al 2022, perché quando iniziano una tournée hanno necessità di teatri grossi, hanno di teatri ampi, e non essendoci ancora le certezze hanno preferito fermare ancora le produzioni. Ma però portiamo artisti come Vernia, che non è male, portiamo artisti come gli Oblivion, che qui a Salonno hanno sempre avuto un grande successo, Lil Greg, che in televisione hanno hanno fatto pubblico a non finire, e poi anche qui un ritorno con Paolo Cevoli, con la Sagra Famiglia. È sempre un artista molto quotato, molto, molto simpatico, che porta anche lui una storia molto, molto divertente. E per finire, finisco con quella che Salonno è abituata ad avere, che è la prosa. Anche qua abbiamo cercato degli spettacoli adatti al pubblico di Salonno. Abbiamo cercato di capire, perché poi magari non sempre si indovina tutto quanto. Ormai il pubblico di Salonno lo conosco un pochino, so cosa vuole, e abbiamo cercato di portare degli spettacoli, anche qui a mio avviso molto, molto belli, molto coinvolgenti, a partire da Buoni da Morire. Buoni da Morire è un
nuovo, nuovissimo, forse prima di noi farà una replica proprio iniziale all'inizio di gennaio, dopo proprio verrà qua a Saronno sia sabato sera che la domenica pomeriggio. Un altro spettacolo con Corrado D'Elia che spiegherà la storia di Van Gogh in modo molto, molto, molto prosa, molto, anche questo è uno spettacolo molto coinvolgente, è uno spettacolo che ti lascia veramente un ricordo su Van Gogh molto particolare. Geppi Cucciari, che era già venuta qualche anno fa, riprende il suo spettacolo, ha chiesto il Teatro di Saronno per poter fare le prove. Quindi verrà qui in prova per due giorni per poi fare lo spettacolo al sabato sera e domenica pomeriggio. Un grande artista importante, Massimo D'Apporto, una produzione del Teatro Parenti con il diletto della Via dell'Orsina, anche qui cioè, non bisogna spendere troppe parole per dire la bravura di D'Apporto. E infine lo spettacolo senza voler ritornarci, ma che con più dedichiamo alla nostra Elisabetta, perché mi amavi ancora, con Ettore Bassi, perché per lei Ettore Bassi era un mito assoluto e di conseguenza abbiamo voluto ricordarle la stagione anche con il suo attore preferito. Ecco, questa è la nostra stagione. Noi ci auguriamo che per il pubblico, per l'amministrazione, per i nostri sponsor, sia una stagione che possa portare veramente tanto a Saronno. Ci stiamo lavorando anche su tanti altri fattori che gradatamente vedrete uscire nel teatro, quindi non ci fermiamo alla solita programmazione, vedrete che gradatamente il teatro andrà a proporre tante cose nuove, seguite il teatro, perché vi ripeto, non per ritornare a quello di prima, a quello che ho detto prima, ma a mio avviso il teatro è forse l'unica fonte di cultura per tutti, per i più piccoli fino ai più grandi. Grazie di cuore, però prima di salutare è giusto ed è importante, e noi ne siamo veramente orgogliosi e grati della partecipazione anche numerosa dell'amministrazione. Vorrei che il signor sindaco e l'assessore alla cultura, la signora Succi, vengano sul palco a fare un saluto e a dirci qualcosa. Beh, grazie al Presidente Masciadri per questo invito all'amministrazione, ci fa molto piacere, ci onora l'invito, ringrazio tutto lo staff del teatro, ad iniziare dal main sponsor che è qui con noi che contribuisce alla realizzazione di questa stagione. Ci fa, come dire, molto piacere sentire che il Teatro di Saronno e il suo Presidente presentino una nuova stagione, devo dire, ricca, una nuova stagione varia, una nuova stagione che va incontro a tanti gusti di tante persone. I saronnesi sono diversi, i saronnesi sono tanti, non solo i saronnesi, perché poi il pubblico del teatro, del nostro teatro, non è solamente saronnese. Ecco. Una stagione che mi sembra sia stata, come dire, studiata per andare incontro appunto all'interesse di tante persone. E per un'amministrazione come la nostra, che punta sulla cultura, vedere un teatro che riparte, che riprende nonostante tutto, con la voglia, la determinazione, non solo delle parole, ma anche, insomma, si capisce che il Presidente Masciadri ha voluto questa stagione con tanta determinazione, con tanto impegno, superando tutte le difficoltà. Noi come amministrazione ci mettiamo per quanto possibile del nostro perché davvero riesca bene e perché speriamo possa arrivare al suo naturale compimento senza doversi interrompere prematuramente come è successo in passato. Quando nella parte iniziale di questa nostra serata è stata letta la dedica ad Elisabetta, mi domandavo: ma cosa ci direbbe Elisabetta se ci potesse parlare adesso?
Adesso la risposta ce l'ho, dopo aver assistito alla presentazione del Presidente. Ci direbbe: sono contenta di quello che state facendo. Sono contenta che il mio teatro, quello al quale ho dato in qualche modo tutto me stessa, per il quale ho lavorato così intensamente negli anni, stia ripartendo e lo faccia in questo modo. Ecco, quindi Elisabetta, stiamo rispondendo a una tua richiesta che condividiamo, e anche se non sei fisicamente presente, sei qui con noi e porterai avanti con noi questa stagione. Grazie. Saluto anche da parte mia. Penso che questa sera Oscar Masciadri abbia fatto del teatro, perché fare del teatro vuol dire dimostrare passione, e l'abbiamo sentita, l'abbiamo proprio vista, no? Potuta toccare quasi la passione con cui lui lavora, e vuol dire anche interpretare i sentimenti e le passioni degli altri, degli spettatori, in questo caso di voi che avete assistito alla sua performance, che è una performance di racconto, di cultura, di tanto lavoro. Lavoro fatto in condizioni, mi piace ripeterlo anche se è stato già detto, in condizioni veramente molto molto difficili. L'amministrazione sostiene il teatro, crede nel teatro e crede tanto anche nella collaborazione con il teatro. Il programma culturale della città deve, secondo me, intrecciarsi con quello del teatro. Non devono essere due strade che vanno parallele o che magari si incontrano per caso, ma credo che debbano essere dei percorsi che lavorano insieme, e questo credo, Oscar, abbiamo cominciato un po' a farlo, soprattutto per quanto riguarda la proposta per i giovani e per le scuole. Sono state dette tantissime cose, e ogni volta che si apriva una parentesi, un discorso, avrei voluto mi sarebbe piaciuto intervenire per aggiungere qualcosa. Mi limito semplicemente a questo, all'importanza che può avere, che ha sicuramente, il teatro per i ragazzi della scuola, perché nel momento in cui si è bambini, si è soprattutto quando si è adolescenti, manifestare le proprie emozioni è molto difficile. Ci sono momenti in cui, lo sappiamo tutti che siamo stati tutti ragazzini e abbiamo figli, nipoti in quest'età, è difficile convivere con le proprie emozioni, comprenderle. Ecco, credo che il teatro possa aiutare, e questa programmazione penso dimostrerà, moltissimo i ragazzi a crescere, non soltanto in competenza nello studio delle materie scolastiche, ma anche come persone, e questo è un lavoro veramente molto molto importante. Grazie a tutti, grazie a Oscar, al vicepresidente, al nostro Enrico Cantù, che sostiene sempre il teatro, e soprattutto vi lascio con questo pensiero: non vorrei che il teatro in questo momento fosse per molti, sicuramente non per voi che siete qui, ma per molti, come quegli amici che si ricordano sempre con grande affetto, ma che sono là, tanto sappiamo che sono là. A un certo punto questi amici non li troviamo più. La frequenza delle persone, ma soprattutto in questo caso la frequenza dei luoghi di cultura, in questo caso del teatro, è importantissima, perché senza di noi, inteso noi come spettatori, il teatro purtroppo si spegne. E quindi mi raccomando, vediamoci qui. Grazie. Grazie assessore, grazie sindaco. Io direi che abbiamo finito, cioè non ci siamo pianti addosso, non abbiamo detto che per due anni ci hanno massacrato tutte queste situazioni. Obiettivamente i teatri, forse anche il cinema, però il teatro, soprattutto questo, è stato veramente martoriato dalle assenze. Le perdite sono state enormi, i contributi statali purtroppo non ci sono. Sono tante belle le parole che vengono fuori dai vari ministri, ma però alla fine c'è ben poco, solamente la voglia, la partecipazione, il ritornare può far sì che un teatro possa riprendere. Noi ce lo auguriamo. Abbiamo sospeso il nostro progetto di risanamento del teatro 2 anni fa. Noi ci auguriamo di poterlo riprendere, ripartire.
a ripartire per il bene di questo teatro, per il bene della città di Saronno, ma soprattutto per tutte quelle persone che al teatro veramente ci tengono. Grazie di cuore, adesso potete vedere, se state un pochino seduti, quello che è il teatro. State tranquilli e vedrete. Grazie di cuore a tutti. Questa è una magia, non ci sono fili, potete venire sul palco a vedere se volete, non c'è l'omino sopra che tira, che sposta, non c'è niente. Questa è proprio la magia del teatro, questo è parte di uno spettacolo che verrà fatto per le famiglie durante il mese di dicembre. E sono veramente contento che questi ragazzi abbiano potuto usare anche questo palcoscenico, perché credo che ci abbiano messo dei mesi per poter fare questo, però quando ci saranno le musiche, quando ci saranno i colori, vi garantisco che anche l'adulto più grande potrà vedere qualcosa di bello. Grazie a tutti, buona serata.